Per chi non mi conoscesse, sono Medo Poletti, sono un imprenditore full time, ho lasciato il calcio a 21 anni professionistico per dedicarmi alle mie aziende. Ho scalato le mie aziende a diverse, molteplici 6 cifre mensili e aiuto piccoli e medi imprenditori a fare lo stesso o, come in questo caso, a chi inizia completamente da zero ad avviare la propria attività online. Oggi voglio spiegare il concetto di io ho capito che voglio vendere online, ho capito che è un'opportunità incredibile e ho capito che è una delle cose più semplici da fare nel mondo di oggi, però in realtà non so cosa vendere. Ok? Quindi cosa vendo? Allora, questa è la domanda che tutti mi chiedono, no? Ed è probabilmente la cosa che frena la maggior parte delle persone nell'iniziare un'attività online. Perché? Perché se non sai cosa vendere, non hai competenze, parti completamente da zero come ho fatto io, è complicato. Io ci ho messo più di un anno e mezzo ad arrivare ai primi 10.000 euro al mese. Infatti, questo video io vi spiegherò cosa vendere con l'obiettivo di arrivare ai primi 10.000 euro al mese, ok? Che diciamo che nella scala dell'imprenditoria è il primo step più importante ed è quello che ci mette più tempo. Perché? Perché parti da zero, non hai soldi e quindi i soldi non puoi usarli come leva. Non hai personale perché il personale non puoi utilizzarlo come leva perché non avendo soldi non puoi pagare il personale e non hai competenze e quindi anche queste non puoi utilizzarle come leva e quindi non hai leve quando parti da zero ad arrivare ai primi 10.000 euro al mese, ok? E quindi dobbiamo capire il modo più veloce e soprattutto meno rischioso, il modo migliore in assoluto per arrivarci. Se non l'hai visto, ho fatto un video sulla scalata da 0 a più di 100.000 euro con la tua attività. E il primo step appunto è da 0 a 10.000, poi da 10 a 50, poi da 50 a 100. Da 0 a 10 è più lungo ed è soprattutto quello più doloroso. Perché? Perché hai mille dubbi, mille domande, non sai se stai facendo le cose giuste, non sai se quello che farai, che stai facendo pagherà, è tutta un'incognita. E quindi ho fatto anche un video su quello, su come diciamo affrontare il percorso imprenditoriale soprattutto all'inizio. Comunque, parliamo di cosa vendere. Ci sono diversi prodotti che puoi vendere online, ma prima di capire cosa vendere, devi capire cos'è la vendita, devi capire come vengono eseguite le transazioni all'interno del mercato, ok? Se hai visto altri miei video, sai che i soldi sono valore, quindi i soldi è lo scambio che ti dà il mercato, in cambio di valore che tu dai al mercato, ok? Però il valore che cos'è? Quindi, allora, soldi uguale valore, ok? Ma il valore, che cos'è il valore? Il valore, ci sono due tipologie di modi per dare valore. O risolvi dei problemi, oppure allevi dolori, ok? Questa è la definizione di valore. Quindi, di conseguenza, dato che per fare soldi devi dare valore e per dare valore devi risolvere problemi o alleviare dolori, per fare soldi devi fare queste due cose, una delle due. E partiamo dal presupposto che per arrivare per 10.000 euro al mese è molto più semplice farlo vendendo a 5 clienti un prodotto o servizio da 2.000 euro piuttosto che vendere a 100 clienti un prodotto da 100 euro, ok? Perché? Perché la vendita, la singola vendita, quindi che sia una di un prodotto da 2.000 o che sia una da un prodotto da 100 euro, è la stessa identica cosa, è lo stesso identico processo. Quello che cambia è quando vendi da 100 euro vendi a un target di persone diverse, quindi a un pubblico diverso rispetto che a 1.000 rispetto che a 2.000, ok? Però la vendita funziona nella stessa maniera, quindi lo sforzo che devi fare per raggiungere una vendita da 100 euro piuttosto che da 1.000 è identico, cambia soltanto la persona a cui ti rivolgi. Quindi dobbiamo cercare ovviamente 5 clienti che ci diano 2.000 euro, ok? Quindi 5 per 2.000 per arrivare ai 10.000 euro al mese. Ottimo. Allora, parliamo un attimo del valore di per sé. Perché il motivo per cui la gente scambia valore per soldi è perché pensa che il valore che viene dato rispetto ai soldi abbia un valore più alto. Faccio un esempio pratico, ok? Se tu pensi che un prodotto o un servizio non abbia più valore rispetto a quanto lo paghi, non lo compri. Se tu pensi che una Coca-Cola valga
dalla tua esperienza, dalla tua conoscenza, un euro, una lattina di Coca-Cola, se te la offrono a 10, il prezzo è lo stesso prodotto, però il prezzo è troppo alto rispetto al valore della lattina di Coca-Cola, ok? Quindi, quello che succede è che quello che devi tenere a mente è che c'è una linea che è il tuo prezzo, ok? Di qualsiasi prodotto o servizio, poi andiamo nel dettaglio a spiegare quali prodotti o servizi hanno più leva, quali è meglio utilizzare all'inizio, però è importante capire questa cosa. E qui mettiamo invece il valore. Finché il valore sta sopra la linea del prezzo, ok, tu vendi, ok, ottimo, tu fai soldi qua. Il problema qual è? È che se tu aumenti il prezzo senza aumentare il valore del tuo prodotto o servizio, questa linea si restringe sempre di più. Più è alta questa linea, quindi più è alta la discrepanza, si chiama value to price discrepancy, più è alta la discrepanza tra valore e prezzo, più possibilità hai di vendere ovviamente a più persone e quindi il tuo obiettivo è molto più raggiungibile in molto meno tempo. Se invece il tuo valore è subito sopra il prezzo, quindi se dai esempio un servizio che costa 1000 euro ma il valore è 1200 euro, ok, è difficile vendere perché la discrepanza è soltanto di 200 euro, quindi basta trovare qualcuno che dia il tuo stesso prodotto a 1100 e tu sei out of business, ok? E questo è quello che fa la maggior parte delle persone e quindi è quello che noi non vogliamo fare, ok? Soprattutto se parti da zero. Quindi devi capire come creare il valore, ok? E adesso andiamo anche a guardare quella parte lì. La cosa che devi tenere bene a mente è che tu non puoi avere il prezzo vicino alla linea del valore. Più lontano meglio è. Quando il prezzo è più alto del valore, quindi quando il tuo valore scende e quindi più basso del prezzo, qua non fai più vendita, quindi qua non fai più soldi. I business che fanno più soldi, le attività che fanno più soldi, le persone che fanno più soldi sono le persone che mantengono questa linea molto molto lunga, cioè la differenza tra prezzo e valore è molto molto ampia. Per esempio Amazon, rispetto a quello che paghi la spedizione Prime, quindi il prezzo, esempio, ha un valore molto alto. Perché? Perché hai la spedizione un giorno, perché a Dubai, per dire, ti arriva 2 ore dopo l'articolo in casa, assurdo, e neanche devi scendere sotto, te lo portano qua al 50° piano, perché se devi fare un reso è gratuito, perché se devi tracciare una spedizione è molto semplice, perché la qualità del prodotto su Amazon è molto alta, se no c'è il reso e la garanzia, cioè tutte queste cose qua formano il valore di Amazon, no? E quindi sei disposto a pagare tutti i giorni praticamente, cioè l'offerta di Prime a migliaia e migliaia di utenti, milioni di utenti, perché? Perché il prezzo è molto più basso rispetto al valore che danno. E stessa cosa succede con tutto il resto, ok? Quindi, come si crea valore? Allora, per creare valore hai diverse possibilità. Uno, il valore è un valore percepito, perché finché il cliente non compra non può vedere il valore reale all'interno del prodotto. Il valore reale è quello che ti dà longevità nel business, il valore percepito è quello che ti fa fare la vendita, ok? Quindi questo valore qui possiamo definirlo valore percepito. Quindi io percepisco come potenziale cliente che questo prodotto o servizio ha un valore altissimo, ok? Il valore percepito da cosa è dato? Da una sola cosa, dalla tua offerta. E qui c'è un capitolo enorme, starei qui 3 ore a parlare soltanto dell'offerta, che penso sia la cosa più importante in assoluto nel business, soprattutto quando inizi. Perché? Perché qualunque prodotto o servizio tu venda, e adesso non abbiamo ancora capito cosa vendere, però in qualsiasi prodotto o servizio tu venda, in qualsiasi mercato, in qualsiasi nicchia, ci sono altre persone che lo vendono. Se non ci sono altre persone che lo vendono, vuol dire che il prodotto o servizio non è mercato e di conseguenza non farlo. Se ci sono altre persone che lo vendono, tu vendi una commodity, cioè qualcosa uguale per tutti, ok? Per esempio, ci sono migliaia di avvocati in Italia, quindi la consulenza dell'avvocato la vendono in migliaia di persone. L'avvocato che fa più soldi rispetto a un altro è quello che tramite l'offerta si differenzia e dà più valore percepito al potenziale cliente. Noi facciamo i nostri acquisti, qualsiasi prodotto e servizio, basato sul valore percepito, abbiamo detto. E il valore percepito è dato dall'offerta che noi facciamo. Quindi noi dobbiamo capire come fare un'offerta
dove la gente si sente stupida a dire di no, perché così facilitiamo il compito della vendita e di conseguenza è molto più semplice vendere prodotti a 2, 3, 5 mila euro. Ma è più semplice vendere prodotti di qualsiasi tipo. Il prezzo nel nostro caso è alto perché? Perché ovviamente stiamo parlando di magari 2-3 mila euro, ok? Di prezzo di vendita di prodotto o servizio, non 200-300 per il discorso che abbiamo detto prima. Ma perché è alto? Perché noi con questi soldi non è che 2-3 mila euro li guadagniamo noi e basta. Con questi soldi noi dobbiamo garantire un valore altissimo. Quindi tu hai due scelte, o vendere a prezzi più bassi, e quindi come fanno il 90% degli imprenditori, fare la guerra del prezzo. Quindi se vedi un ristorante che vende la pasta a 10 euro al piatto, tu la vendi a 8 e quindi pensi che la gente venga da te per quei 2 euro di differenza. Il problema è che così ti mangi i margini, non ti differenzi e fallisci. Quello che noi dobbiamo fare invece è avere un prezzo abbastanza alto da dare la possibilità di dare più valore rispetto agli altri. E la gente, abbiamo detto prima, che non compra in base al prezzo, ma compra in base alla relazione che c'è col valore percepito. Quindi se voi oggi mi dite che non avete 1000 euro per comprare un prodotto o un servizio, però se io vi dicessi che sotto qui c'è una Ferrari che ha un valore percepito, è un valore di 150.000 euro, ve la do per 10.000 euro, tu probabilmente, dato che il prezzo è molto molto più basso rispetto al valore della Ferrari, chiameresti gli amici, prenderesti un prestito, faresti qualsiasi cosa per prendere quella Ferrari a 10.000 euro, cosa che invece prima non faresti neanche per 1000. Quindi non spenderesti neanche 1000 euro. Quindi abbiamo capito che la relazione è tra prezzo e valore. E non è mai una questione di prezzo. Il cliente non compra mai per una questione di prezzo, non compra per una questione di valore. Quindi non devi mai, non devi mai abbassare il prezzo. Mai. Quello che devi fare è alzare il valore, ok? Un modo molto semplice per alzare il valore e differenziarti, uno dei modi più potenti nel business, è quello di fare le cose che fanno gli altri nella metà del tempo. Se oggi ti dicessi che ti porto, faccio un esempio, ti porto 10.000 euro al mese, ok? E ci sono altre persone che te lo dicono, ok? Ma se io ti dico ti porto 10.000 euro al mese entro 30 giorni, ha molto più valore. Se io ti dicessi ti porto 10.000 euro al mese entro 30 giorni senza che tu debba fare niente, senza capitali, ha molto più valore rispetto a ti porto 10.000 euro al mese. Quindi anche qua il valore, ho fatto un video a riguardo su come crearlo dal nulla, ok? Ovvio che poi devi deliberare, quindi consegnare il prodotto, se no il cliente ti fa causa e hai mille altre problematiche rispetto a fare 10.000 euro al mese. Quindi oltre al valore percepito, il prodotto deve avere un valore. Quindi abbiamo detto che dobbiamo creare valore sul mercato, abbiamo detto che l'unico modo per che il cliente fa un acquisto è quando il prezzo è più basso rispetto al valore percepito della tua offerta, e l'unico modo per comunicare la nostra offerta il nostro valore è tramite l'offerta. Ottimo, capite queste che sono le basi, ok? Cosa vendo? E qui è una domanda importante. Allora, ci sono quattro tipi di modalità di vendita che tu puoi fare. La prima, prodotti fisici. Sto parlando online, quindi prodotti fisici online. I classici e-commerce che ti vendono ormai come se fosse il pane. Questa cosa qua la sconsiglio altamente. Io l'ho fatta per esperienza, facevo più di 30.000 euro al mese facendolo, tipo anni fa, senza competenze, quindi è molto semplice in realtà arrivare a belle cifre di fatturato. E il problema è che hai altissimi costi, hai bisogno di capitale per iniziare, hai un inventario, quindi hai un magazzino, quindi devi fare la spedizione, devi prendere fornitori che forniscano prodotti fisici al cliente. E non è così semplice come te lo fanno sembrare. E soprattutto quando fatturavo 30.000 euro al mese avevo probabilmente 2-3.000 euro di margine. Quindi questo toglietevelo dalla testa se volete in maniera veloce arrivare a 10.000 euro al mese. Se volete farlo in maniera lenta, con tante perdite di soldi e tante rotture di palle, potete anche fare questo. Però io lo sconsiglio, ok? Perché tornassi indietro non lo rifarei. Ed è un errore che ho fatto. Perché? Per inesperienza. Dobbiamo trovare qualcosa che abbia queste caratteristiche, ok? Allora, uno che sia facile da consegnare, ok? Due, che non abbia bisogno, no, costi aggiuntivi. No costi e basta, no costi, non deve costare, deve costare molto poco. E tre, dove non anticipi soldi.
4 dove puoi partire senza esperienza. Queste sono le 4 cose che ci servono, le 4 cose che noi, che il nostro prodotto o servizio deve contenere. Facile da consegnare, senza costi, senza anticipare soldi, senza esperienza. Questo, l'e-commerce non è facile, i prodotti fisici non sono facili da consegnare, hanno dei costi. Anticipi soldi, perché anticipi soldi, ti dicono che paghi il fornitore una volta che il cliente ha comprato, questo è il dropshipping, ma poi se vuoi scalare a livelli più importanti di avere il tuo magazzino con i tuoi prodotti, quindi anticipi soldi, e senza esperienza, è una cosa anche qui scalabile, ok? Scalabile con tutte queste cose, perché se poi è scalabile ma devi anticipare soldi, devi fare tutto quello che non vogliamo fare, non ha senso. Quindi questo toglie il primo, i prodotti fisici, perché non vogliamo farli. Ok, per questi motivi. Seconda cosa che io consiglio, ed è la prima cosa che poi ho iniziato a fare io quando ho iniziato a fare soldi, è prodotti digitali. Allora, prodotti digitali sono spreadsheet, Excel, corso, ebook, qualsiasi cosa che gira nel web che con un click tu riesci a consegnare. Un libro virtuale, quindi un ebook, piuttosto che mille altre cose che ci sono di prodotti digitali online, ok? Questo perché? Perché dopo che tu non hanno costi, non devi anticipare niente, ok? Non devi, non hai magazzino, non hai nessun tipo di problematiche, hai margini del 90%, 100% in realtà sul prodotto stesso. Quindi questa è una cosa che va bene, ok? Per iniziare. Poi dopo andremo a capire, ok, va bene prodotti digitali, ma su cosa? Dopo andremo a vedere anche quello, ok? Poi, seconda cosa, servizi. Servizi / consulenze. Anche questi, molto molto buono, perché? Perché servizi e consulenze hanno costi soltanto di tempo e non di soldi. All'inizio non hai soldi, ma hai tempo. Quindi devi usarlo, di conseguenza puoi utilizzare servizi e consulenze che fai tu, magari in prima persona, se hai delle competenze, se non le hai dopo ti faccio vedere come fare, per arrivare ai tuoi primi 10.000 euro al mese. Quindi anche qui servizi e consulenze va bene, perché abbiamo detto che non hanno costi di delivery, non hanno costi di magazzino, non hanno nessun tipo di costo se non il tuo tempo, ok? Terza cosa, software / programmazione. Allora, software e programmazione, qua tanti pensano che sia complicato, tanti pensano che io non sono un programmatore, tanti pensano che mille cose, ok? Sono cagate, nel senso che io ho venduto software che ho pagato magari 100 euro a un per 10, perché? Perché il valore percepito e il valore del software era molto più alto rispetto al prezzo, ok? Quindi, il business, questa è una parentesi che apro e chiudo, ok, questo è il cliente. Questo è il tuo business e questo è il fornitore. Il business è un gioco di arbitraggio. Tu prendi i soldi dal cliente, passi al venditore, il venditore delivera il prodotto, il fornitore delivera il prodotto che lo ripassa a te e tu lo deliveri al cliente. Questo è come funziona il 90% dei business. Ed è profittevole questa cosa qua. E tu come business, hai visto quello che fai? Tu prendi i soldi dal cliente, li passi al fornitore. Il fornitore è quello che ha la competenza di programmazione, la competenza di software, la competenza di consulenza, la competenza del servizio, la competenza del prodotto digitale, soprattutto all'inizio, perché abbiamo detto che noi partiamo da zero senza competenze. Quindi non puoi vendere qualcosa che non hai fatto, e quindi se non hai una competenza non puoi vendere niente su quella competenza lì. Io se non avessi scalato business a diversi milioni non sarei qui a dirti come iniziare a fare 10.000 euro al mese, perché non l'avrei fatto. Oggi non faccio consulenza a gente che vuole arrivare a 500.000 al mese ed è a 300.000 con la sua azienda e vuole arrivare a 500.000 al mese, perché non l'ho ancora fatto. Il massimo che sono arrivato è 250.000 euro. Quindi non vendo qualcosa che non so fare, perché? Uno, perché il mercato non mi premia, perché non do abbastanza valore, perché se non so le cose in maniera specifica si vede e non è di valore. Se generalizzo sulle cose che spiego non è di valore. E due, perché non è neanche etico, perché tu non puoi dare valore a una persona se non hai fatto quello che dici di aver fatto, che è il problema dell'online ai tempi di oggi, no? Questa cosa qui è fondamentale, perché quello che abbiamo visto prima, quindi prodotti digitali, servizi di consulenza, software e programmazione, non per forza devi avere tu le competenze per fare queste cose qua, perché ci sono i fornitori. I fornitori sono
I liberi professionisti sono i freelancer, sono persone che deliverano servizi ma non sanno fare marketing, non sanno fare pubblicità, non sanno fare un'offerta, non sanno dare valore al mercato. Perché? Perché non hanno quella competenza lì. E quindi tu da imprenditore devi essere sveglio e capire: io ho quella competenza lì e se non ce l'ho la imparo e posso sfruttare il lavoro del fornitore per dare valore al mercato e guadagnare più soldi. Quindi il modello di business migliore ad oggi per fare quello che vuoi fare, quindi arrivare a 10.000 euro al mese facendoti pagare da 5 clienti 2.000 euro o 3-4 clienti, 3.000 euro, e soprattutto continuare a farti pagare quei soldi e soprattutto continuare a vendere a più clienti lo stesso tipo di servizio, è questa, ok? Allora, si chiama drop service. Avrete sentito dropshipping, avete sentito tutte le cose con drop, non c'entra assolutamente niente, nel senso che dropshipping è semplicemente un metodo di business dove tu non hai magazzino, non vedi mai il prodotto che vendi perché passa direttamente dal fornitore al cliente, ok? Questo lo facciamo con i servizi, perché è ancora meglio, perché i prodotti fisici, tipo il dropship, quello che si fa con il dropshipping, hai costi di spedizione, hai fornitori, margini bassi. Qua abbiamo margini alti, molto alti, e abbiamo la possibilità di non avere competenze e da un punto di vista di consulenza, servizi che vogliamo erogare, però comunque venderli, ok? Quindi, perché? Perché lo fa il fornitore. Quindi, se questo è qui il cliente, ok? E tu sei questo, belli i miei disegni, e questo qui è il fornitore. Adesso, allora, F, business e cliente, ok? Quello che devi fare tu è avere capacità, due tipi di capacità, vendita e marketing. Marketing si distribuisce in offerta e traffico. Basta. Allora, dopo che tu hai capito questa cosa qui e questa cosa qui, che sono due competenze che devi avere, sia che tu parta da zero, sia che tu voglia scalare l'azienda, se non fai marketing e non fai vendita all'interno della tua azienda, della tua attività, stai perdendo un sacco di soldi o non ne stai proprio facendo. Perché queste due cose qua sono la base di ogni comunicazione, di ogni rapporto nel business, di ogni scambio di valore all'interno del mercato. Quando Amazon ti dice di comprare Amazon Prime, ti sta vendendo qualcosa, ti sta vendendo Amazon Prime, ma ti sta vendendo il beneficio che ti dà Amazon Prime, ok? Marketing, se tu non vai sul sito di il traffico, per esempio, se tu non vai sul sito di Amazon non potrai mai comprare Amazon Prime, perché se non usi Amazon non lo compri. Quindi il traffico è fondamentale per portare clienti interessati a quello che vendi, che poi si trasforma in vendita. Qua, scusate. Ok. L'offerta è, diciamo, il modo, come abbiamo detto prima, di comunicare il nostro valore percepito al cliente. Quindi se tu non hai traffico e non riesci a comunicare il valore percepito, non ottieni la vendita. Se non ottieni la vendita non puoi fare questo giochino qua. E quindi non è un'attività. Qualsiasi attività tu voglia fare, qualsiasi servizio tu voglia vendere, qualsiasi cosa tu voglia fare nel mondo del business, devi apprendere la vendita e devi apprendere il marketing. Il marketing è suddiviso in offerta e traffico. Sembrano cose difficili, non lo sono assolutamente, soprattutto se ti spiego esattamente come creare un'offerta dove la gente ti si sente stupida a dire di no e come creare fonti di traffico gratis, quindi dove non devi investire neanche un euro per fare 10.000 euro al mese, che è come ho iniziato io. Io i primi 10.000 euro al mese li ho fatti senza investire un euro, non avevo soldi, avevo soltanto tempo e tanta fame, determinazione e voglia di imparare, basta. E quindi ho imparato le competenze necessarie. C'è un modo per... poi mi sto distaccando troppo dal cosa vendere, ma questo è fondamentale per capire il drop service, che è un metodo di business, ma ce ne sono altri tanti. Allora, se tu non porti gente interessata alla tua offerta, allora se tu non hai traffico potrebbero anche essere amici che ti chiedono cosa fai, per esempio. Soprattutto all'inizio c'è un modo per prendere 5 clienti senza investire un euro, però oltre a quello, traffico, offerta, vendita, ok? Questa cosa qua, 1, 2, 3, io ho fatto un caso studio dove ho portato un'azienda che partiva completamente da zero a fatturare 170.000 euro nel 2023 in 40 giorni, quindi da quando siamo partiti, 40 giorni dopo avevano fatturato 170.000 euro, non avevano un'offerta, un prodotto personale, niente di niente. Ho fatto traffico, offerta, vendita, come vi sto spiegando adesso, abbiamo fatto 170.000 euro in 40 giorni, abbiamo fatturato in 8 mesi 921.000 euro, hanno fatturato. E
Questo per dirvi cosa, che queste cose qui funzionano quando inizi, ma poi sono skill e competenze che ti porti avanti per tutta la vita, soprattutto quando devi scalare un'azienda, ok? Quando inizi è la parte più lunga perché devi apprenderle queste competenze qua. Se non riesci ad apprenderle, non puoi fare business, in poche parole. Non c'è scampo, ok? Quindi, ti spiego che cos'è il traffico, che cos'è l'offerta e che cos'è la vendita. Poi nel mio corso ovviamente che ho fatto per tutte le persone che iniziano da zero e vogliono arrivare a questo risultato qua, molto più dettagliato e specifico, parlo dei capitoli interi riguardo queste tre cose qua, ognuna di queste cose, che di queste cose qua. Non posso farlo in un video di YouTube di 30 minuti perché sarebbe di 30 ore, ok? Come appunto sono i capitoli di queste tre cose all'interno del corso. Comunque, il traffico vuol dire portare gente in target interessata alla tua offerta. Quindi se io vendo, esempio, pannolini, non posso portare reggiseni, non posso portare uomini all'interno della mia offerta perché non saranno mai interessati. Quindi è importante che il traffico sia in target, cioè le persone che potenzialmente possono acquistare il tuo prodotto o servizio. Questa è la prima cosa del traffico. Seconda cosa dell'offerta è che quando gli si presenta un'offerta davanti, dato che ne hanno tante altre, magari guardano tante altre cose, devono capire e devono dire: questa offerta fa esattamente per me, perché mi sento stupido a dir di no. Quindi il valore deve essere, che abbiamo detto prima, l'offerta e il valore rispetto al prezzo, ok? Questa differenza deve essere un per 10, il valore deve essere un per 10 rispetto al prezzo. Se io voglio venderti qualcosa da, vedete qua, sì, da 2000 euro, vuol dire che devo darti valore per 20.000 euro. E voi direte: come cazzo faccio a dare valore per 20.000 euro? 20.000 euro è difficile. Benvenuti nel business. Se pensate di fare soldi facili, non è il posto per voi. Dare un valore di 20.000 euro, ci sono mille modi per farlo, soprattutto comunicando l'offerta. Ci sono 5 step per comunicare l'offerta e che utilizzo sempre per tutte le aziende di qualsiasi nicchia, prodotto, servizio, mercato. Seguiti questi 5 step, hai un'offerta dove la gente si sente stupida a dire di no, perché se io oggi ti offro 20.000 euro per 2.000, ti senti stupido a dire di no, cioè uno stupido direbbe di no, no? Se io ti dico ti do 20.000 euro se me ne dai 2.000, uno stupido direbbe di no. E ovviamente questo è il tuo compito da imprenditore quando crei un'offerta, far sentire stupide le persone a dire di no alla tua offerta. Quindi, dopo che hai gente in target e hai un'offerta che vende, c'è la parte vendita. La parte vendita è il vostro numero 9 della squadra. Tu costruisci l'azione con il traffico e l'offerta, la vendita deve convertire il potenziale cliente a cliente pagante. Questo ci sono anche qua, tutte le vendite sono fatte allo stesso modo come ho detto prima, che tu venda una casa, che tu venda un pennarello, c'è un modo step by step per farla, ok? Anche qui non posso andare nel dettaglio perché ovviamente sarebbe un video molto molto lungo. Tornando a noi, cosa vendi? Ok, allora abbiamo detto che noi dobbiamo fare arbitraggio di servizi e prodotti, quindi devi capire che tipo di servizio arbitraggio vuoi fare. Ci sono due modi principali per capirlo: uno, capisci e studi il cliente; due, capisci il fornitore. Cosa vuol dire? Devi trovare un prodotto o servizio che abbia alti margini, no? Abbiamo parlato del 90%, non devi investire soldi, parti da zero, quindi non hai competenze. L'unica competenza, allora io adesso faccio questo discorso premettendo che tu abbia capito traffico, offerta e vendita, quindi marketing e vendita, ok? Una volta che hai acquisito queste competenze, tu puoi prendere qualsiasi fornitore e fargli fare un per 10 sul loro reddito, in poche parole, ok? Però ovviamente non lo fai fare a loro, lo vuoi fare tu il per 10 sul tuo reddito. Quindi quello che vai a fare, gli dici: caro fornitore, e ci sono piattaforme appunto per andare a trovare fornitori di un certo tipo con prodotti validi, perché poi l'obiettivo non è fare 10.000 euro vendendo una roba non valida, perché poi questi 10.000 euro, oltre da un punto di vista etico, non è giusto ovviamente, perché non dai abbastanza valore e soltanto valore percepito, ma poi dopo questi clienti devono ripagarti. Quindi se tu ne prendi, già che investi tempo in questo caso, e poi dopo se scalerai investirai soldi nell'acquisire clienti, è bene che tu li tenga. Perché? Perché ti sono costati, e più ti costano, nel business vince chi può spendere il più possibile ad acquisire clienti. Per spendere il più possibile devi avere clienti che ti pagano costantemente, quindi un cliente deve valere molto molto di più rispetto a quello che spendi per acquisirlo, se no non stai in piedi, no? Quindi devi trovare fornitori validi, e ci sono delle piattaforme e dei metodi anche per fare questo, che ovviamente non posso spiegare oggi.
il messaggio che voglio dirvi oggi è su cosa vendere, è che voi dovete, uno, o studiate il fornitore o studiate il cliente, quindi o risolvete un problema a lui o risolvete un problema a lui. Quindi cosa vuol dire? Se il fornitore ha un prodotto o servizio molto valido ma non ha competenze di marketing e di vendita, il problema che risolvete è vi porto clienti e vi porto di conseguenza gente interessata al tuo prodotto e io vendo per te il tuo prodotto e tu lo delivery, quindi tu consegni il prodotto e basta. Non è che glielo dovete dire, gli comprate il prodotto, ok? Quindi gli comprate il prodotto e lo vendete al cliente, quando, una volta che il cliente vi ha pagato, ovviamente. Quindi il cliente paga voi, voi incassate, mettiamo 2000 euro come abbiamo visto prima, no? Voi incassate 2000 euro, quello che fate, andate dal fornitore e dite, ok, lo stesso servizio, per esempio siti web, ok? Esempio, pagine Instagram, poi c'è una checklist che ho fatto con tutte queste cose qua che potete vendere, potete fare ad oggi nel 2024, che portano un sacco di soldi e conosco un sacco di persone, ho visto un sacco di persone che fanno molti soldi e li ho fatti anch'io in prima persona con queste cose qua. C'è una lista enorme, così puoi scegliere in base ai servizi prodotti. E quello che vai a fare è dire, ok, ottimo, io l'ho venduto, ho venduto un sito web per dire 2000 euro dal cliente, mi ha dato 2000 euro, quindi io oggi ho incassato 2000 euro. Vado dal fornitore e gli dico, benissimo, quanto mi fai un sito web? Contratti, ok, qua ho messo i dollari, quindi mettiamo dollari, e lui ti chiede 300 euro per lo stesso identico sito web. E tu dirai, ma com'è possibile che questo qui chiede 300 euro e io posso chiedere 2000 euro? Se ti fai questa domanda è perché non hai capito quello che abbiamo visto prima. Perché tu, in base alla tua offerta e dato che hai capacità di marketing, dai molto più valore percepito al mercato rispetto a lui. E quindi ti faccio un esempio pratico. Se tu vendi il sito web, anzi, lui vende solo il sito web, tu al cliente invece vendi il sito web più assistenza, più la possibilità di, non so, avere un grafico che ti fa il branding della tua azienda, più la possibilità di avere una persona che ti segua e che ti risolva tutti i problemi eventuali, quindi una garanzia sulla funzionalità del sito web, più e continui ad aggiungere offerta e continui ad aggiungere valore all'interno della tua offerta. Quindi lui è vero che chiede 300 euro, ma lui, dato che non sa marketing, non sa vendite, non sa fare offerta, lui ti vende il sito web, basta, ok? Tu al cliente vendi sito web più assistenza 24/7 più ebook dove ti spiego come utilizzare il tuo sito web, ok? Come utilizzare il tuo sito web, piuttosto che ti vendo e guardate, l'assistenza non ti costa niente, ti costa tempo. L'ebook non ti costa niente, lo fai una volta e poi lo puoi rivendere, quindi a margini del 100%. All'interno dell'offerta, e qui poi stiamo andando un po' troppo nel dettaglio nell'offerta perché poi mi dilungo troppo, all'interno dell'offerta quello che devi dare è valore molto alto, costo molto basso, costo di delivery molto basso. Se tu riesci a trovare all'interno della tua offerta cose che danno un sacco di valore e a te costano poco, il valore percepito aumenta tanto e i tuoi margini rimangono alti e quindi ti puoi permettere di vendere la stessa cosa pacchettizzata in maniera completamente diversa, aggiungendo servizi, aggiungendo di conseguenza valore, un prodotto a un per 3, un per 2 rispetto a quello del fornitore, perché il fornitore non ha queste competenze qua. E quindi tu quello che fai, prendi il suo prodotto, lo giri, lo prendi, quindi ti crea il sito web in questo caso, gli inserisci tutte queste cose qua che sono cose che ti costano pochissimo ma hanno alto valore per il cliente e glielo puoi rivendere a 2000 euro. Questo è come si fa azienda. Vi faccio un esempio pratico della mia situazione, ok? Per farvi capire una delle aziende, ok, come funzionano. E tu potresti dire magari sì, ma il cliente può andare direttamente dal fornitore. E no, perché il fornitore non sa mettersi col traffico davanti agli occhi del cliente, non sa fare marketing, non sa fare vendita, quindi non ha le competenze per farlo, ok? Io, se sei un fornitore, ti insegno ad avere marketing e vendite e tutto il resto, così che tu possa direttamente andare dal cliente. Però questo è un altro discorso. Se invece vuoi partire completamente da zero, questo è il modo migliore per farlo. Ti faccio un esempio di come ho fatto io, ok? Però questo video sarà lungo e noioso per tante persone, chi rimane fino alla fine sono le persone che raggiungono questo risultato. Allora,
Ok, ottimo. Vi faccio vedere cosa facevo io. Il mio primo software che ho venduto. Allora, cliente, io, programmatore, ok? Stiamo parlando di software. Non specifico quale, non specifico cosa. Allora, io quello che ho fatto è, ho capito che c'era una richiesta di mercato, quindi ho parlato con persone che conoscevo tramite sondaggi che ho fatto su Instagram piuttosto che altro, piuttosto che tramite dei competitor, quindi come magari una persona che faceva la mia stessa cosa avrebbe potuto migliorare la sua offerta, dato che avevo le competenze, ecco qua da precisare, vendita e marketing, ok? Io queste qua le avevo. Perché? Perché ho venduto per strada, perché ho venduto abbigliamento, perché ho venduto, ho fatto degli e-commerce e quindi avevo acquisito queste due competenze qui. Bene. Il salto l'ho fatto quando ho implementato questa cosa che vi ho insegnato oggi. Perché? Perché avevo capito che il cliente aveva un bisogno. E il bisogno cos'è? Problema. Problema, ben detto prima, che se io glielo risolvo porto valore. Quindi io, risolvendo un problema al cliente, avrei portato valore. Avendo capito questa cosa qui, ho detto, bene, ho solo bisogno di una persona che mi faccia il prodotto, in questo caso il software, per risolvere questo problema e dare valore al cliente. Perfetto. Sono andato da un programmatore e gli ho detto, dato che io avevo capito che c'era mercato, quindi tanti clienti, gli ho detto, ho bisogno di fare questo software che risolva questo problema esatto a questa specifica persona. Questo specifico target, che erano più persone ma molto simili con lo stesso problema, ok? E gli ho detto, quanto mi costa? Quanto me lo fai? Se sapete l'inglese, cosa che consiglio, parlare, diciamo, non madrelingua, ma in maniera molto semplice comunicare in inglese, se tu vai in mercati dove la vita costa di meno, prendere il fornitore è molto più semplice e costa molto meno. Io, per esempio, ho preso un programmatore russo, che non è ovviamente dove la vita costa di meno, però avrei potuto anche prendere un programmatore magari, che ne so, indiano, che non vuol dire che faccia lavoro meno bene rispetto al russo, ha solo requisiti diversi, vita diversa e soprattutto tenore di vita diverso. Quindi lo stesso software, è possibile che il mio programmatore russo abbia chiesto a un altro programmatore indiano di fare il software e abbia fatto la stessa cosa con me. È così che si fa il business, ok? Quindi io ho preso un programmatore russo in questo caso e ho detto, ho bisogno di un software che risolva questo problema, quanto me lo fai pagare? Benissimo, me l'ha fatto pagare 150 euro. Ottimo. Io ho detto, lo faccio. Perché lo faccio? Perché sapevo che potevo, che dando più valore grazie alla vendita e al marketing potevo alzare molto di più questo valore di 150 euro. Ma non è che l'ho comprato prima di vendere, no, sono andato dal cliente e gli ho detto, ascolta, tramite il traffico e tramite la mia offerta io ho questo software che ti risolve questo problema, e oltre a risolverti il problema 1, quindi software, ok, oltre a risolverti il problema 1, se lo prendi, ti risolvo anche il problema 2 che hai, il problema 3 che potresti avere e che avrai dopo che risolvi il problema 2, il problema 4 e il problema 5. Tutto a 1500 euro. Allora, dovete capire che nella vita e nel business in generale c'è questo... Qua sotto vedete? Qua, ok, c'è questo ciclo che, fatemi cancellare, quindi la mia offerta era, ti risolvo il problema 1 che sarebbe tramite il software, ma anche tramite un ebook ti risolvo il problema 2, l'assistenza ti risolvo il problema 3,
la consulenza ti risolvo il problema 4 e qualche altra cosa ti risolvo il problema 5. Queste cose qui a me costavano pochissimo fare, perché l'ebook lo facevo una volta e potevo utilizzarlo per tutti i clienti. L'assistenza mettevo magari un'altra persona a farlo, che pagavo al mese 300 euro via chat e assistiva magari 20-30 clienti, e quindi risolvo problemi a bassi costi per 1500 euro, un per 10 rispetto a quello che mi chiedeva lui per cliente, per 10, ok? Però vi faccio capire l'offerta e quindi capire come dare questo valore qua è dato dal fatto di capire questo grafico. Allora, nel business ogni problema, e nella vita in generale, porta a una soluzione che porta a un altro problema. Questa è come funziona la vita e il business in generale, no? Cioè, se io risolvo il problema di fare soldi, di fare i primi 10.000 euro al mese, dopo avrò il problema di delegare. Dopo che delego, avrò il problema di formare. Dopo che formo, avrò il problema fiscale. Dopo che risolvo il problema fiscale, avrò il problema, che ne so, di conti bancari e dove metterli. Dopo che risolvo quello, avrò altri problemi, altri problemi, altri problemi, altri problemi. Ovviamente, più sei in basso nella scala, più hai problemi peggiori, no? Cioè, se io ho il problema di dove mettere 100.000 euro, sarà molto un problema, diciamo, migliore rispetto che a fare i primi 10.000 euro al mese, no? Però quello che dovete capire è che voi date valore alle persone risolvendo problemi e dando soluzioni che porteranno di natura altri problemi che di conseguenza vengono risolti da te. Quindi, sto spiegando tutto questo per farti capire come funziona l'offerta, ok? Quindi, lui ha un problema. Bene, problema. Io te lo risolvo, soluzione, con il software. Però questa soluzione ti porterà altri problemi. Un altro problema. E io questo problema te lo risolvo con la seconda parte della mia offerta, quindi soluzione. Questa soluzione ti porta un altro problema. E tu gli risolvi un altro problema con la tua soluzione e la terza parte dell'offerta. E più problemi gli risolvi, più valore puoi dare alla tua offerta, perché abbiamo detto prima che il valore è la risoluzione dei problemi. E quindi io cosa ho fatto? Ed è quello che faccio con tutte le aziende, perché io oggi ti risolvo il problema di 10.000 euro, no? Ti faccio un esempio della mia adesso. 10.000 euro al mese, io te lo risolvo, benissimo. Tu poi avrai il problema di delegare. Io con la mia offerta ti risolvo anche questo. Ti dico, ti prendo io le persone che ti servono per delegare la tua azienda e scalarla. Ottimo, quindi soluzione. Dopo che deleghi avrai più persone, di conseguenza avrai bisogno di più traffico. Altro problema. E io cosa faccio? Ti risolvo anche questo. Come? Dandoti traffico a pagamento, dandoti un'agenzia di marketing che fa tutto per te, dandoti il traffico organico, come farlo, per esempio. Questo ti porterà clienti. I clienti poi come li delivery se non hai il personale e se non hai persone? Come li delivery se non fai formazione? Non puoi farlo, quindi avrai un altro problema e via dicendo. Funziona così il business. Quindi più problemi risolve al cliente, più soldi puoi fare, perché più valore gli porti. Quindi io ho preso questo software, ok? Il cliente ha accettato i miei primi 1500 euro di offerta. Perché? Perché il valore era molto più alto rispetto al prezzo. Prezzo più basso, ok? E quindi, dato che avevo competenze anche di vendita, ho chiuso il cliente e ho guadagnato 1500 euro, ok? Ne ho spesi 150 la prima volta per fare il software. Il software l'ho poi riutilizzato perché è lo stesso. L'ebook l'ho poi riutilizzato perché è lo stesso. L'assistenza ho dato a una persona che potesse mantenere 20 clienti e quindi lo paghi una volta e non lo paghi più. I clienti continuano ad entrare. Perché? Perché se tu sai fare il traffico, cosa che abbiamo detto prima è parte del marketing, poi prendi un altro cliente. Ok? Poi ne prendi un altro. Poi ne prendi un altro. Poi questo cliente, esempio, adesso qua sono 6.000 euro, ok? 6.000 euro investendone 150, ok? Quindi tu hai fatto un netto di 5.850 euro. E questo per dire cosa? Che se tu sai come aumentare il valore della tua offerta e come portare gente potenzialmente interessata alla tua offerta
ad alzare la mano e dire io sono interessato, ho bisogno della tua offerta, e fai un'offerta irresistibile dove la gente sente stupida di dire di no, tu fai soldi, punto. Poi sta nella bravura dell'imprenditore e soprattutto nella persona a dare un servizio valido, perché poi questo primo che ha comprato dice: ah, tu mi hai fatto questo software, io ho di nuovo quest'altro problema, perché non me lo risolvi di nuovo tu? Ottimo, io prendo un altro programmatore, risolvo lo stesso problema, pago 150 euro di nuovo, per esempio, e creo un'altra opportunità di business. Questa persona magari ha un amico che ha lo stesso problema, e lo stesso problema lo porta di nuovo a te. Quindi tu adesso con un cliente che hai acquisito per 150 euro, 200 euro, 300 euro, quello che è, hai magari 4.000-5.000 euro di valore, e quindi la tua equazione è molto a tuo favore. Per questo motivo tu ti puoi permettere, e soprattutto all'inizio, di sbagliare tante volte, di non chiudere i clienti, di non guadagnare subito i 1.500 euro, perché tanto non hai costi. Cioè, finché tu sei qui e non paghi 150 e i 150 li paghi soltanto se hai un cliente che ti paga per 10, tu non hai costi. Il tuo unico costo è il tempo che mette ad acquisire la vendita e il marketing. Basta. Così è come puoi iniziare a fare 10.000 euro al mese e come capire cosa vendere. Devi, uno, guardare la checklist che ti mando in descrizione qua, per capire tutti i servizi e prodotti che puoi vendere ad oggi sul mercato, ok, validi. E devi trovare il fornitore. In questo caso era un programmatore, potrebbe essere una persona che vende pagine Instagram, potrebbe essere una persona che fa Excel spreadsheet, quindi i fogli di calcolo di Excel. Potrebbe essere, anche qui, oggi, nella mia azienda, io ho una persona che mi fa tutti i fogli di calcolo che servono alla mia azienda in primis, e quindi li utilizzo io, ma poi anche ai miei clienti. E io lo pago una volta, ma poi questo servizio qua lo vendo a 10 volte ai miei clienti. Perché? Perché do molto più valore, perché te lo includo all'interno di un'offerta che ti dà molto più valore, ok? E quindi questo è il modo migliore ad oggi per arrivare a 10.000 euro. E se l'avessi capito prima, molto prima, li avrei fatti molto prima, e oggi sarei probabilmente a 1.000.000 al mese con la mia azienda. Perché? Perché ho fatto un altro video, ma i risultati sono esponenziali. Devi soltanto concentrarti ad oggi, uno, a comprendere tutto questo video e capire cosa vendere. Ma prima di capire cosa vendere, non puoi vendere niente se non hai il marketing e la vendita. E il marketing è formato da traffico e offerta. Basta. Una volta che hai capito questa skill qua, puoi iniziare la tua attività e puoi iniziare a fare soldi. Ed è un business di cash flow. Io ho fatto trading per tantissimi anni, ho un'azienda di consulenza che fa trading, sono due business completamente diversi. Trading ha bisogno di capitali per iniziare, punto, non ce n'è. Non puoi, non credere a chi ti dice che puoi fare raddoppiare il capitale in 60 giorni senza soldi, non esiste. Questo è un business di cash flow, che io sono partito da zero e sono arrivati a 10.000 euro. Perché zero? Perché ti ho detto così, così non hai costi. L'unico costo che potresti avere all'inizio, ok, che adesso ti spiego come evitarlo, è come acquisisco il cliente. Acquisizione cliente. Nel 2024 ci sono diversi metodi per non pagare neanche l'acquisizione del cliente. E quindi tu hai clienti che ti entrano gratis, potenziali clienti, scusami, che ti entrano gratis, che ti guardano l'offerta, che se tu hai un'offerta di valore comprano, e quindi monetizzi senza mettere un euro. L'unica cosa che devi metterci è il tempo. Perché se non sei motivato a metterci del tempo per fare queste cose qui, non potrai mai fare business, ok? Se pensi che i soldi siano facili, non puoi farlo. Non è semplice questa cosa qua. Io la faccio sembrare semplice, non lo è. Lo è se capisci le competenze che devi capire. Se invece sei in una stanza al buio e cerchi di camminare, prima o poi ti schianti. Perché? Perché fai mille cose e non sai neanche cosa, non sai dove sei diretto, non sai che competenze devi acquisire. Magari acquisisci competenze come la programmazione. Vedo tantissime persone che studiano anni per essere programmatori. Io i programmatori li pago una volta e ci guadagno 10 volte rispetto a loro. Perché? Perché non sanno le competenze di cui hanno bisogno nel mondo di oggi per guadagnare, che sono marketing e vendita. Basta. E tra l'altro è una cosa, adesso vi spiego anche questa cosa qui, poi chiudo il video che sta diventando troppo lungo. Spero di darvi un bel po' di valore, poi mentre parlo mi vengono ancora cose in mente, quindi sono fatto così, spero apprezziate. Allora, un disclaimer velocissimo, perché magari dicono: oh, cos'è il marketing? Cos'è la vendita? Sembrano incubi per tante persone. Allora, la vendita è, uno, sono degli step uguali, quindi sono 5 step
uguali per tutti, per tutti. E se migliaia di persone, io ho formato, abbiamo un team di vendita in un'azienda soltanto di 10 persone, ho formato probabilmente 50 venditori nell'ultimo anno, 50, ok? E se l'hanno imparato persone normalissime, puoi farlo anche tu. Quindi sono 5 step molto semplici. Cos'è la vendita? La vendita è capire le esigenze di un potenziale cliente e capire se e come il tuo servizio o prodotto può risolvergli un problema e proporre l'offerta. Quindi è capire esigenze. Esigenze uguale problema. Se tu oggi sei qui è perché hai un problema, vuoi fare più soldi, ok? Non ti sto vendendo niente io in questo caso, ma funziona così qualsiasi tipologia di comunicazione. Se tu vuoi entrare in una relazione è perché hai un problema, perché vuoi risolverlo, hai delle esigenze che vuoi risolvere, ok? Bene. Capire l'esigenza è quindi un problema. Secondo step, capire se e come prodotto o servizio può risolvere questo problema. Se io vendo software, no? Se io vendo mele e tu vuoi le pere, io non ti vendo la mela perché non ti serve a niente e non te la compresti neanche. Quindi devo essere congruo con quello che è il tuo problema. Il mio prodotto o servizio deve essere congruo con quello che è il tuo problema. Come si fa ad avere gente congrua a quello che è il tuo prodotto o servizio? Tramite il traffico, che adesso arriviamo. Però la vendita è e poi offerta, presentare. Questa è la parte più semplice, offerta, ok? Presentare l'offerta vuol dire prima preparare un'offerta, e adesso ti spiego un attimo come funziona, e poi presentarla, cioè parlare alla persona e dire guarda, io offro questo che potrebbe essere molto utile per le tue esigenze per XYZ motivi perché ti dà XYZ benefici. Quello che tu mi hai detto che stai cercando. Perfetto, quanto viene? 1500 euro, ottimo, va bene. Perché va bene? Perché il valore è molto più grande rispetto al prezzo. Questa è la vendita, l'ho semplificata come se un bambino di 3 anni... probabilmente lo capisce. E, ci sono degli step, dei processi da utilizzare per fare questo tipo di cose, ok? Però non è scienza nucleare, ok? Seconda cosa che abbiamo detto prima è il marketing, ok? Il marketing è comunicazione, vendita è comunicazione, quindi io che parlo a una o più persone rispetto a quello che faccio, ok? Marketing abbiamo detto che è diviso in due cose, uno è il traffico. Traffico vuol dire portare persone a vedere la tua offerta, portare potenziali clienti interessati che hanno quel problema lì, devi capire che tipo di problema risolvi a che tipo di cliente e poi capire dove sono e capire come portarli dalla tua parte. Esempio, faccio un video su YouTube, faccio un video su Instagram, faccio un reel, qualsiasi cosa, io adesso all'interno di tutte le persone che guardano il mio video di YouTube sto cercando persone che vogliono fare 10.000 euro al mese. Se a te non interessa fare 10.000 euro al mese, uno, probabilmente non sei arrivato fino a questo punto del video e va bene, è giusto così, e due, non mi interessa, ok? Quindi io porto persone in base alla mia comunicazione che vogliono il mio prodotto o servizio, obiettivo da raggiungere, hanno un problema da risolvere congruo con quello che faccio io, ok? Se tu vendi, come ho detto prima, reggiseni, non puoi parlare a maschi perché è impossibile che tu venda, ok? Questo è il traffico, quindi portare persone, come ci sono delle tattiche, delle strategie per farlo, oggi non sto qui a spiegartele perché non c'è tempo abbastanza, però il traffico non è niente di complicato, è semplicemente dire anche tu hai questo problema, ce l'avevo anch'io, guarda come l'ho risolto, lo vuoi anche tu per risolverlo? Ottimo, questo. Io dico, io ho fatto 10.000 euro al mese probabilmente 50 volte nella mia vita, tu che hai questo problema qui, io posso risolvertelo, perché? Perché l'ho già fatto. E quindi, se ti interessa, puoi seguirmi gratuitamente, ti do su YouTube un sacco di contenuti per raggiungerlo, probabilmente con quei contenuti potresti raggiungerlo, se no puoi direttamente accorciare la strada e tramite la mia offerta essere un mio cliente. Questo è il traffico, ok? Seconda cosa è l'offerta. Perché dopo che io ti porto a dire sì sono interessato, se ti do un'offerta che non è valida, ok, tu non compri o compri da un altro, ok? Perché? Perché ci sono tantissime persone che ti dicono che ti fanno arrivare 10.000 euro al mese, ma tu compri uno rispetto all'altro, rispetto all'offerta, rispetto alla fiducia, rispetto a mille fattori. L'offerta è benefici, bonus, garanzie,
modalità di erogazione del servizio e altre cose che ti fanno dire io voglio quella cosa lì perché risolve esattamente il problema che io ho, nel modo in cui voglio. Come creare l'offerta? Ci sono 5 step fondamentali per creare un'offerta, ok? Che sono elencare tutti i prodotti e le possibili soluzioni che possono portare e di conseguenza, come detto prima, nel ciclo prodotto-soluzione, l'eventuale problema dopo, ok? Trovare tutte le soluzioni ai problemi del potenziale cliente, non solo i problemi attuali, ma quelli che poi avrà in futuro. Quindi io adesso ti risolvo questo problema, poi dopo so che avrai altri problemi perché li ho avuti anch'io e quindi ti risolvo già anche quelli lì. E bonus, garanzie, quindi ti garantisco che ti porto 10.000 euro al mese in 90 giorni se segui le cose che faccio io, se no ti rimborso il 100% dei soldi, più ti do indietro 1.000 euro. E lavoro gratis per te per 6 mesi, finché non raggiungi 10.000 euro al mese. Ha valore questa cosa qui? Penso proprio di sì. Saresti disposto a pagare 1.000 euro per 10.000 euro al mese con questa garanzia qui? Probabilmente sì. Questo è come fare un'offerta di valore, ok? Quindi abbiamo detto marketing e vendite. Marketing, traffico, offerta, vendite. Vendite, come abbiamo detto prima. Ultima cosa, poi ho finito, giuro. Ultima cosa di cui voglio parlare è che tanti pensano che per vendere all'interno del mercato tu debba essere laureato, che tu debba avere una laurea o qualche certificato, che tu debba essere il migliore del settore a quella cosa lì, se no non puoi insegnare niente a nessuno. Queste cose sono cazzate. Perché cazzate? Perché basta una cosa per insegnare alle persone. Basta che tu sia ad un capitolo più avanti. Cosa vuol dire? Ok, se io ho una classe di studenti, e questa è una cosa testata, sono stati fatti dei test, c'è il libro Catch Me If You Can, se vuoi vattelo a vedere, a leggere, dove questa persona ha diretto una classe universitaria per un anno di fila senza sapere minimamente nulla del topic, dell'argomento di quella classe. Ok? Questo perché? Gli hanno chiesto come hai fatto, è impossibile, tu non hai competenze, non hai laurea, non hai niente. E lui lui ha detto, l'unica cosa che ho fatto è che io ero un capitolo avanti rispetto agli studenti nel libro. Quindi mi studiavo prima il capitolo e dato che l'avevo studiato poi lo potevo insegnare. E ho fatto così per un anno di fila. Questo è un esempio per farvi capire cosa? Che uno, dovete insegnare soltanto quello che sapete e non il capitolo successivo che non siete arrivati. Io non insegno gente ad arrivare a 500.000 perché non ci sono ancora arrivato. Insegno gente ad arrivare a 250.000 euro al mese perché ad oggi questo è quello che sono arrivato. Prima cosa. Seconda cosa, dovete insegnare soltanto cose che avete fatto. E non vuol dire sentito fare, sentito dire, teoricamente fatto per il 50%. No, dovete fare cose che avete fatto e dove avete la prova di aver avuto successo e di aver fatto. Che sia una cosa basica o che sia una cosa complicata, basta che voi l'abbiate fatto. E il valore sul mercato è rispecchiato da questo. Se oggi io parlo con questa confidence qua, con questa consapevolezza qua, perché io so per certo quello che funziona e so non solo da un punto di vista generale ma da un punto di vista di tattica esattamente quello che devi scrivere per vendere, esattamente quello che devi fare per vendere, esattamente come portare traffico caldo, freddo, tiepido all'interno di un funnel, so esattamente tutto quello di cui parlo è perché l'ho già fatto, sono competenze che ho già acquisito. Non vi potrei parlare di come si arriva a 500.000 perché non l'ho fatto, ok? E questa cosa qua si percepisce nella pubblicità che fai, nella comunicazione che hai, in vendita. Se tu non hai fatto quello che dici di aver fatto, non puoi, il mercato ti punisce prima o poi. E quindi da una parte non hai bisogno di una laurea, non hai bisogno di un certificato, non hai bisogno di niente di tutto questo. Dall'altra devi avere la competenza di aver fatto esattamente quello che insegni. E devi essere un capitolo più avanti rispetto ai tuoi clienti. Vuol dire che io nel mio viaggio imprenditoriale posso aiutare gente sotto i 250.000 euro perché sono al mese, perché sono un capitolo avanti rispetto a loro. Ok? Non mi permetto mai, non avrò mai la presunzione di insegnare qualcosa che non ho fatto in prima persona. Punto. Quindi, questo dovete, uno, capirlo voi e due, che il vostro fornitore lo capisca. Perché se poi prendete uno che non sa fare software e volete vendere un software diventa un casino. Quindi, spero di essere stato utile, spero di essere stato chiaro, soprattutto anche se è un video abbastanza lungo, penso abbia un bel po' di valore e ho cercato di comprimere tante cose in un unico video, quindi spero che non sia stato neanche confusionario.
Se ti è piaciuto, iscriviti, commenta, dammi il tuo feedback anche sui miei vari social, che è sempre ben voluto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!